Eccoci tornati a un nuovo appuntamento con il Tornasole Estate, un appuntamento che oggi vogliamo offrirvi in musica. Sapete, forse è un luogo comune quando diciamo che non esistono graduatorie nel mondo musicale, magari l'unica distinzione è tra musica bella e musica non bella, ovvero sia brutta. E tra le musiche belle ci sono soprattutto quelle che si possono fruire direttamente dal vivo, ma addirittura magari in una piazza di un paese, di una città e soprattutto nel periodo estivo. È la cosiddetta musica delle bande, che a volte viene guardata con un pizzico di sussiego, ma che invece in realtà, e soprattutto nell'ultimo secolo, ha dato il là, ed è il caso di dirlo, anche a molti compositori che hanno scritto apposta per questo genere di ensemble. E allora noi ne avevamo parlato qualche tempo fa con un direttore proprio e anche docente di conservatorio che ci spiega proprio le bellezze di questo genere musicale. Lui è Lorenzo Della Fonte. Adesso tu fai quello che ti faccio io. Ti faccio vedere, una finta, un maestro che dirige maestri che altri maestri dirigono. Lui è Lorenzo Della Fonte, direttore d'orchestra, docente di conservatorio e, anche se non vi basta, talentuoso scrittore. Qui è con gli allievi del Conservatorio Verdi di Torino, ospiti a Roma della banda, o meglio, orchestra di fiati dell'esercito. Sono strumentisti di grandissime capacità musicali, artistiche, anche molto disponibili. Quindi ci danno l'opportunità di fare un percorso di studio importante. Suonare bene insieme è anche una questione di respiro, che è parte dell'essenza della musica vissuta da dentro il mondo sonoro, dove è un po' come una pausa scritta sul pentagramma. La direzione di una banda non è diversa da quella di un'orchestra sinfonica. Sono diversi i timbri, sono diversi i colori, sono diverse anche le esigenze degli strumentisti. Banalmente, loro per suonare devono respirare prima, cosa che archi o pianoforti in teoria potrebbero anche non fare. È sempre bene che si respiri insieme perché respirare insieme garantisce il vero insieme. Però ci sono delle esigenze ovviamente diverse da quelle di un'orchestra sinfonica, però diciamo che la tecnica e anche il modo di concertare sostanzialmente sono molto simili. E qui c'è lo spazio per creare anche noi. Hanno due direzioni diverse. L'esistenza reale di un'orchestra di fiati, però, nel nostro paese dipende solo dai corpi militari. Purtroppo le uniche bande professionali in Italia sono proprio quelle militari, non abbiamo esperienze di altre bande professionali, come per esempio in Spagna ogni città ha una propria banda civile professionale. In Italia le bande professionistiche sono solo queste. Poi c'è tutto il mondo delle bande, chiamiamole amatoriali, che è in crescita molto 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 importante e dovrebbe esserci un po' più di compenetrazione tra questi due mondi che a volte sono un po' distanti, ecco. Ma quello delle bande è un mondo sonoro alimentato a partire dal Novecento dal genio di grandi musicisti. Nel passato l'hanno fatto autori importantissimi come Granger, che eseguiamo proprio qui, ma anche come Hindemith, come Schoenberg, come Millau, come Holst. Per cui si tratta di recuperare questi grandi capolavori e di capire che sono quelli la strada su cui andare, cioè la qualità della musica. La banda per troppe volte è associata a musica d'ambiente o musica per una cerimonia, per una celebrazione, insomma in funzione di qualche cosa d'altro. Invece anche l'orchestra di fiati o banda è lo stesso, ha un proprio repertorio originale di grandissimo valore. Bisogna conoscerlo e farlo conoscere. A proposito di direttori, eccone un altro grandissimo come Riccardo Chailly, e lui nello scorso mese di maggio aveva riproposto il concerto con il Requiem di Verdi, dedicato addirittura ad un grande della nostra letteratura come Alessandro Manzoni, e noi c'eravamo.
Inizia con una genuflessione, un chinare la testa di fronte al mistero della morte, poi un'invocazione, Requiem Aeternam, sussurrata, splenda per lui la luce perpetua. Lui, 150 anni fa, era Alessandro Manzoni, per il quale Giuseppe Verdi scrisse la sua messa da Requiem, monumento musicale, riflessione tragica sul senso della fine, vertigine di chi si affaccia sull'abisso dell'infinito nel giorno del giudizio, del Dies Irae. Per ricordare l'autore dei Promessi Sposi, scomparso il 22 maggio 1873, Verdi e Milano non vollero un concerto ma una liturgia, una messa in rito ambrosiano accompagnata dalle parole latine della liturgia funebre romana messa in musica dal compositore. Una celebrazione officiata la mattina del 22 maggio 1874 nella Basilica Milanese di San Marco, Verdi stesso sul podio di orchestra e coro del Teatro alla Scala. Oggi, dopo 150 anni, per fare memoria di quell'evento unico, il Requiem è tornato in San Marco, lo ha portato Riccardo Sciai con i complessi scaligeri e le voci di Marina Rebeca, Daniela Barcellona, Francesco Meli e Alexander Vinogradov. Non è solamente il Requiem di Verdi per quello che significa e che esprime con la grandezza della sua musica, ma il significato è il percorso che ha fatto Giuseppe Verdi nella sua vita, proprio puntando a un progetto per musica sacra legata alla morte di Manzoni. Una serata carica di emozione. Le trombe del giudizio, del Tuba Mirum e il lacerante Libera Me Domine finale. Un viaggio che il direttore musicale della Scala, che nel 2020 in piena pandemia ha portato la grande pagina nelle chiese di Milano, Bergamo e Brescia per fare memoria delle vittime del Covid, ha percorso ancora una volta per ricordare i 150 anni della prima del Requiem, pagina che ancora oggi interroga chi l'ascolta. Io sento un senso di rassegnazione, ma forse è un'influenza interiore mia. È chiaro che ci trasporta molto in alto questo pezzo, un pezzo che ha una forza di poter come si può dire, spostare gli orientamenti anche cerebrali, spirituali, in un'altra sfera. È qualcosa di straordinario, quasi transumano. E concludiamo questa puntata musicale con un'autentica superstar, una superstar del pianoforte, ma che è anche una donna veramente semplicissima, cordiale, piena di idee, piena di iniziative. Lei si chiama Beatrice Rana e nell'occasione ci ha parlato di un suo progetto discografico meraviglioso in cui ha eseguito una musica di Chopin molto famosa per pianoforte, la sonata dove c'è la famosa marcia funebre, ma soprattutto la gigantesca, enorme Hammerklavier di Beethoven, e così ce ne aveva parlato. Dal punto di vista della produzione diciamo, discografica, si è cimentato con un monumento come la Hammerklavier di Beethoven. Com'è andata? Spero bene. È stata una bella avventura, anche perché è la prima volta che registro una sonata di Beethoven ed è stato veramente un'esperienza incredibile, anche il fatto di poterla accostare ad un altro grande capolavoro di Chopin. Sono due sonate immense, veramente due Everest per motivi differenti, ma che credo abbiano qualcosa di molto profondamente comune, che è questa voglia di uscire da una condizione di solitudine molto forte, di isolamento. Quindi per quanto Chopin e Beethoven siano degli autori quasi mai accostati per indole differente, credo che questo particolare accostamento in fin dei conti renda giustizia a entrambi. Noi che possiamo solo ascoltare, veniamo comunque affascinati dall'idea di un uomo che è quasi al cospetto della fine, no? Quindi si apre anche non solo con la sperimentazione ma anche con una meditazione profonda, no? A qualcosa che lo trascende. Ecco, quando si suona si percepisce, immagino. Quando si suona è un viaggio negli abissi interiori e allo stesso tempo una grande lotta per uscire da questi abissi. È una lotta percepibile non solo da chi suona ma anche da chi ascolta. Io ricordo la prima volta che ho suonato questa 106 in pubblico, ricordo che proprio alla fine c'era un senso di soddisfazione per avercela fatta a superare questo Everest, anche da parte del pubblico, perché non è musica facile da ascoltare e proprio in queste pagine Beethoven è estremamente presente ed è
estremamente esigente con chiunque abbia la fortuna di accostarsi a lui. Te lo senti accanto, anche un po' imbarazzante? Purtroppo sì.